Uomini e donne, puntata di oggi, Gemma provoca Maurizio e scatta la polemica in studio. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne, Gemma è stata al centro dell'attenzione per via delle sue due esterne. Il suo atteggiamento provocante e seducente con Maurizio ha causato qualche polemica in studio. Al centro anche Lavinia e Alessio, entusiasti dopo essere usciti insieme. Ecco cosa è successo. La puntata si apre con Gemma Galgani che è uscita con un cavaliere, Maurizio. È stata lei a lasciare il numero a lui, e poi sono andati in esterna insieme vicino ad una piscina. Lui le porta un girasole, poi parlano d'intesa mentale, e Gemma gli chiede un abbraccio. I due ridono, scherzano, la Galgani fa battute. La dama poi si immerge in piscina con gli abiti, poi si coprono con un asciugamano, ed apparentemente si danno un bacio. In studio Maurizio dice di aver trovato una donna divertente, ironica, che ha giocato con i doppi sensi, ma non è stata volgare. Era provocante, ma comunque piacevole. Il cavaliere dice che è incuriosito da Gemma, e che potrebbe nascere anche qualcosa tra loro. La Galgani dice che va bene così. Gianni la accusa di essere stata indelicata, ovviamente Tina si accoda, per via delle battute sui doppi sensi. Gemma replica che non ci ha trovato nulla di male, perché è venuto tutto in modo spontaneo, e perché tra loro c'è una bella empatia. Dopo si balla. Dopodiché viene mostrata l'esterna di Gemma con Antonino, perché è uscita anche con lui. Purtroppo le cose non sono andate altrettanto bene, la Galgani dice che l'ha sentito più grande di lei nonostante la differenza d'età, perché lui è una persona affettuosa e paterna. Gemma dice che non è scattato nulla ed interrompe la frequentazione con Antonino, che rimane sorpreso da questa scelta della dama. Interviene Barbara De Santi, che accusa Gemma di essersi comportata proprio come Silvio, che tanto criticava. Lei respinge le accuse, mentre Tina dice che Antonino non le è piaciuto perché ha parlato di romanticismo, e lei non vuole questo. Dopodiché entrano Lavinia e Alessio. I due sono felici insieme. Lavinia dice che lui è un santo, nonostante abbia il suo caratterino. Lavinia sta tenendo a bada la sua gelosia, dice che Alessio è testardo, mentre lui replica che anche lei ha dei difetti, perché è molto tirchia. Tra le risate i due ballano insieme sulle note di Una lunga storia d'amore, che considerano la loro canzone. Arriva il turno di Manuela, che è uscita con Michele, che dice che lei è una ragazza dolce, ed esteticamente gli piace tutto. Manuela dice che l'ha scelto perché l'ha fatta ridere, e lui scherza, replicando che non è un giullare. Tutti ridono, e i due ballano sulle note di una canzone napoletana in onore delle origini di Michele. Finisce così la puntata di oggi. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate di vedere Gemma così spigliata con Maurizio? E che idea avete in merito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.